Abbiamo una pandemia che sta caratterizzando questo periodo mondiale. Un effetto collaterale è quello della riduzione dell'inquinamento. Questo perché logicamente si è bloccato un po' tutto il mondo. Con Alfonso Pecoraro Scanio adesso vedremo delle fotografie del satellite Copernicus pubblicate appunto dalla Fondazione Univerde. Alfonso, cosa sta succedendo? Ma io ho già voluto dare le immagini dall'alto della pianura padana, di Roma, e ringrazio la piattaforma Onda che ha elaborato queste immagini dal satellite Copernicus, sono satelliti dell'Unione Europea, e vediamo l'Unione Europea, e anzi l'Europa in senso più lato, perché si vedono anche altre parti dell'Europa, come si presentava tra il 14 e il 27 febbraio. Ecco, vediamo la pianura padana, ahimè, una delle zone più inquinate d'Europa, lo vedete dai colori. Qua è la rilevazione del NO2, quindi il diossido d'azoto, che è una però delle grandi, dei grandi fattori inquinanti, insieme alle polveri sottili, è una delle cause delle morti premature. Nell'Unione Europea si calcolano oltre 400.000 morti all'anno premature dovute alle malattie respiratorie per smog, per inquinamento. Vediamo la pianura padana, vediamo la zona della Germania, dell'Olanda fino alla Gran Bretagna. Vediamo Istanbul dall'altro lato, anche un'altra macchia che denota l'inquinamento. Vediamo le zone dell'Ucraina in alto, che sono fuori dall'Unione Europea, ma sono un'altra zona fortemente inquinante. Cioè, ci sono varie zone altamente significative, anche Madrid, Barcellona. Ecco, vediamo cosa accade invece quando vediamo la foto di marzo, anche qua 15 giorni, dal 10 al 24 marzo, e vediamo una Europa sostanzialmente pulita, ovviamente con alcune macchie, perché ci sono alcune aree e ci sono ancora gli impianti di riscaldamento che ovviamente contribuiscono, perché poi in questo periodo continuiamo ad avere un tempo anche abbastanza freschetto, diciamo così. Ma quello che è importante è capire come abbiamo un'immagine di un'Europa pulita. Ecco, questo deve essere un monito, un insegnamento che dobbiamo prendere. Noi dobbiamo eliminare i combustibili fossili e passare alle rinnovabili. Dobbiamo passare a auto elettrico, a idrogeno, dobbiamo fare in modo che il trasporto pubblico sia un trasporto pubblico sostenibile. Ecco perché le centinaia o le migliaia di miliardi di euro che saranno investiti sul Green New Deal, quindi per uscire dalla crisi economica che è già in atto, devono essere spesi per investire fortemente su queste innovazioni, anche perché dobbiamo non dimenticare che, come dicono gli scienziati, il coronavirus si è diffuso più facilmente nelle zone ad alta concentrazione di smog, e un'altra analisi, studio che si sta facendo, è che probabilmente le popolazioni che vivono in zone con alto tasso di inquinamento atmosferico hanno il sistema respiratorio polmonare già debilitato per aver respirato un'aria pessima. Thank you.